Felix è il robot che legge e imita le nostre emozioni. L'avventura inizia da qui e prosegue in un viaggio per scoprire i meccanismi degli apparati circolatorio, endocrino o digestivo che compongono il nostro corpo. Ci sono voluti 4 anni, ma adesso, sulle ceneri della Città della Scienza, apre a Bagnoli Napoli Corporea, il primo museo italiano dedicato alla salute, e il DOM 3D, il più grande e avanzato planetario d'Italia. Distrutta in parte da un incendio doloso 4 anni fa, la struttura si riappropria così del ruolo di protagonista nella vita culturale nazionale e della missione di coniugare conoscenze, educazione e divertimento. Perché partiamo dal corpo umano? Ma perché insomma noi adesso siamo portati all'avventura verso le stelle, però anche conoscere il nostro corpo è un qualcosa di importante, soprattutto in un momento in cui nel nostro occidente così colto ricompargono fenomeni di analfabetismo scientifico. Pensiamo al dibattito sui vaccini, per esempio. Ecco, Corporea è un posto in cui tu, giocando, qui per esempio c'è Felix, che è questo robottino virtuale che ci insegna appunto come si muove la faccia. Ecco, qui a Corporea tu puoi in 10 isole imparare a capire come funziona questo complicato corpo che è appunto il corpo umano, con un approccio olistico, capendo appunto come le varie parti si interagiscono e non in modo non noioso. Robot, postazioni multimediali, giochi interattivi, video e tavole spiegano che cosa accade dentro di noi mentre mangiamo, camminiamo, litighiamo con qualcuno. Il museo è diviso in aree, ma il nostro obiettivo è fare capire proprio come queste aree, questi sistemi, questi meccanismi complessi siano in qualche modo interconnessi fra di loro. C'è una macchina e una regola superiore, che è di tipo chimico, elettrico, che è di tipo nervoso, che in qualche modo mette in collegamento questi sistemi, e quindi è proprio questo quello che noi vogliamo fare vedere: il funzionamento del sistema e le relazioni di questi sistemi tra di loro.